Signor Presidente, mi dica per favore, ora, cioè qualche giorno dopo il summit, che ne pensa per quanto riguarda la crisi greca? La crisi greca andava affrontata con un accordo. L'unico accordo possibile nelle condizioni date era quello. Sì. Tsipras ha portato a casa alcuni risultati, ha dovuto rinunciare su altri, sì. Ma è l'unica soluzione che in questo momento consente di mantenere la Grecia nella zona euro. La zona euro. Di difendere anche la zona euro e di difendere l'Europa. Sì. Con il suo discorso a Strasburg lei ha dato una mano di amicizia alla Grecia, ma ha chiesto non solo di solidarietà ma anche di responsabilità. Allora, crede che il discorso a Strasburg ha contribuito a trovare una soluzione? Io penso di sì, perché a Strasburgo, non solo col mio discorso, ma con tutto il dibattito che c'è stato, abbiamo detto due cose importanti. La prima è che la Grecia non era sola, ma aveva solidarietà, sostegno, incoraggiamento affettuoso da parte nostra. Secondo, che era il tempo della responsabilità e che quindi anche il governo greco non poteva più giocare con le parole, ma doveva fare delle proposte concrete e credibili. E Tsipras, quando è tornato da Strasburgo, ha finalmente deciso di fare quelle proposte. Quindi il Parlamento europeo e i socialisti europei nel Parlamento hanno avuto un ruolo determinante. Su questo i socialisti e democratici hanno giocato un ruolo chiave a trovare una soluzione sostenibile. E come la sua collaborazione con le forze della parte politica Topotami? Noi socialisti e democratici dal primo momento abbiamo preso una posizione, siamo stati coerenti, forti e determinati, siamo con la Grecia. Dal primo momento, a prescindere da chi è il primo ministro, noi siamo amici e fratelli dei cittadini greci. Sì. Secondo, io ho un'ottima collaborazione con gli amici e i compagni di Topotami, i due parlamentari Topotami. Sì. Miltos è un grande amico e anche gli altri parlamentari e colleghi, anche di PASOK. Io auspico un riaggregazione e un ravvicinamento delle posizioni di queste nostre forze socialiste riformiste in Grecia, e io penso che il loro comportamento meriterà un maggiore consenso da parte dei cittadini greci. Allora, vorrebbe dirci una parola per i suoi pensieri per quanto riguarda il futuro di Europa? Crede che forse l'Europa potrà realizzare un'unione politica con un governo, un solo governo europeo? Questo è il mio sogno. Sì. Il mio sogno è gli Stati Uniti d'Europa, un'Europa più politica, un'Europa con un governo economico e non solo della moneta. Un'Europa con una banca centrale prestatrice di ultima istanza, un'Europa con la politica di estera e di difesa europea, un'Europa con un bilancio federale, un'Europa con un Parlamento europeo che sia davvero la sede legislativa. Allora, ma questo è un grande programma oltre che un sogno, ma dobbiamo costruirlo passo dopo passo. E questo sarà l'Europa. Speriamo e lottiamo. Sì.